Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qua per il wrap-up di gennaio. A gennaio ho letto anche abbastanza libri, ma cercherò di rendere questo wrap-up non troppo lungo. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video. E vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads. Trovate i link qua sotto in descrizione. Ma detto questo, cominciamo. Primissimi due libri di gennaio sono stati The Ballad of Never After e A Course for True Love, rispettivamente secondo e terzo libro della trilogia iniziata con Once Upon a Broken Heart. Il secondo volume, quindi The Ballad, è già tradotto in italiano, lo trovate come E non vissero felici e contenti, mentre il terzo volume, A Course for True Love, uscirà a maggio con il titolo di La maledizione del vero amore. Io li sono andata a leggere direttamente in inglese, appunto per non dover aspettare la traduzione italiana. Si tratta di una trilogia sequel, spin-off della trilogia di Caraval, appunto di Stephanie Garber. Si può leggere questa trilogia senza aver letto quella di Caraval, come per esempio ho fatto io. In teoria mi hanno detto si perde qualche piccolo cameo, qualche easter egg, ma niente di grave. La storia si capisce tranquillamente. Di tutta la trilogia c'è già una recensione sul canale, ve la lascio qua sopra nelle schede e vi rimando a quel video. In generale è una trilogia che nel complesso mi è piaciuta, è carina, ma niente di speciale. Il secondo libro è decisamente il migliore ed è forse l'unico che merita l'hype che ha tutta questa saga. Il secondo è bellissimo, il terzo secondo me ha dei problemi proprio anche solo a livello di trama e il primo non era niente di eccezionale. La nostra protagonista è Evangeline, che si ritroverà ad avere casini nel mondo magico e a collaborare, nonostante sappia di non potersi fidare, di Jax, un Fate. Jax, che in tutto questo secondo me è il personaggio migliore in assoluto della storia ed è il mio personaggio preferito dell'intera trilogia. Prossimo libro? Check and Mate di Ali Hazelwood, il nuovo libro della Hazelwood. In realtà non è più l'ultimo perché a febbraio è uscito Bride, il suo nuovo libro, questa volta Paranormal Romance. Ma parliamo di lui, Check and Mate. Si tratta di un libro young adult senza scene esplicite. Questo libro è ambientato interamente nel mondo degli scacchi. Dopo aver controllato su internet vi dico che gli scacchi rientrano nel mondo STEM per la loro base matematico-logica probabilistica. Io non credevo che gli scacchi facessero parte della STEM, dell'area STEM, quindi credevo che questo libro non c'entrasse niente. Poi in realtà sono andata a controllare su internet e mi sbagliavo, per cui questo è un nuovo libro di Hazelwood nell'area STEM. Però appunto non c'è la scienza nel modo, tra virgolette, più classico, ci sono solo gli scacchi. Entrambi sono giocatori di scacchi. Lei giocava a scacchi per poi ritirarsi, lui è il campione mondiale di scacchi. Per quanto riguarda la protagonista, a un certo punto una sua amica le chiede di partecipare a un torneo, molto tranquillo, un torneo aperto, senza particolari cose, per completare il suo team, la sua squadra. Lei accetta, va a questa gara, si scontra con lui, si scontra con un campione mondiale senza saperlo, e vince. Fugge, perché lei non è pronta a rientrare nel mondo degli scacchi, non è pronta ad avere a che fare di nuovo con gli scacchi, non dopo tutto quello che le è successo. Una agenzia di scacchi però le proporrà un contratto, della serie lei si allena con loro, fa parte del loro club e in compenso loro la pagano, praticamente è un lavoro. È una cosa un po' particolare, sostanzialmente lei farebbe parte di questo club, imparerebbe con loro, cioè loro sostanzialmente le consiglierebbero dei libri da leggere, la farebbero esercitare, allenare, la porterebbero a tutti i tornei e la pagano pure. Lei all'inizio non sa se accettare perché, ripeto, non vuole tornare nel mondo degli scacchi. Li ha lasciati anni fa e per un valido motivo. Quando però viene licenziata, accetterà di farlo. Tra i due personaggi c'è un'incredibile chimica. Sono entrambi due giocatori di scacchi molto bravi e per una bella parte di libro noi ci ritroviamo ad aspettare la loro prossima partita, il loro prossimo scontro. E devo ammettere che non succederà per davvero tante pagine e quando succede ci sono davvero i fuochi d'artificio. Per quanto riguarda il personaggio maschile, sostanzialmente lui compare all'inizio, non mi ricordo se è il prologo o il capitolo 1, comunque compare all'inizio e poi non ricompare per 89 pagine, mi sembra. E io mi stavo domandando lui che fine avesse fatto. Le scene tra loro due sono molto carini loro due. La protagonista mi è piaciuta, è di nuovo un po' più il focus di questo libro, lei, il perché abbiamo lasciato gli scacchi ci verrà detto un pochino alla volta e il lettore in realtà quasi si fa delle mezze teorie su perché lei non voglia averci a che fare. Fino ad arrivare in fondo, non mancano condizioni avverse. Come in generale nell'ambiente STEM e come in generale nei romanzi di Ali Hazelwood, ci troviamo in un ambiente prettamente maschilista, in cui il sessismo non manca. Ci sono tornei separati per uomini e donne,
molte donne scelgono di non partecipare a tornei aperti e c'è tutto un discorso su questo, ma poi in realtà c'è un personaggio che è esplicitamente sessista e quindi la tratterà in un certo modo proprio perché lei è una donna. Questo personaggio a me è stato molto 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 sulle scatole, per non dire qualcos'altro, e sono stata molto contenta quando sono successe determinate cose in questo libro. Questo libro nel complesso è stato carino, bellino, non mi ha esattamente delusa, però non mi ha conquistata. Personalmente è il libro più brutto di Hayley Hazelwood. Sarà che io di base non sono una fan degli scacchi, del gioco degli scacchi. Conosco le regole di base, so giocare, non mi sono mai allenata, non ho mai studiato le aperture, eccetera, eccetera. Non ho mai studiato gli scacchi, non mi piace giocare a scacchi, ci gioco rarissimamente, però diciamo so come funzionano. So alcune cose del mondo degli scacchi, ma non è una mia passione, quindi già di base mi trovavo in un contesto che conosco ma che non amo. Una cosa che io di solito amo di Hayley Hazelwood è il trovarci all'interno del mondo STEM, all'interno del mondo scientifico, che è una cosa che io amo e che dà quel qualcosa in più al libro. Questa volta, tra virgolette, mi è mancato, perché io, ripeto, non sono una fan degli scacchi. Loro due molto carini, chimica molto grande, molto bella, la trama ci stava, la storia ci stava, però a lettura conclusa semplicemente non mi aveva fatto impazzire. Credo di avergli dato 4 stelle, però ripeto, per me è il libro più brutto di Hayley Hazelwood. Vi faccio vedere la situazione post-it. Sono anche relativamente pochi. Prossimi libri sono due volumi di una trilogia, sono il primo e il secondo libro di una trilogia. E sto parlando di Figlia di sangue e rovina e Terra di incubi e ossa di Sofia Mazzanti, primo e secondo libro della trilogia dell'Ammazzafare. Si tratta di una trilogia fantasy italiana Young Adult New Adult. Trovate già sul canale la recensione del primo volume, ve la lascio qua sopra nelle schede. Vi parlo velocemente tutti e due. Questo libro, anche la dedica, uscirà all'unboxing sul canale. Questa duologia io l'ho vista tantissimo quando è uscita. Mi ispirava, l'ho messa in wishlist e ho detto prima o poi la leggerò. Gennaio è stato quel momento, ho letto Figlia di sangue e rovina. L'ho amato, bellissimo, 4 stelle, ero in realtà tentata di dargliene 4 e mezzo, l'ho amata, divorata. Finito il primo volume, finale aperto, leggermente cliffhanger, ma soprattutto avevo semplicemente voglia di leggere altro di questi personaggi. E quindi ho subito iniziato Terra di incubi e ossa. Questo è ancora meglio, l'ho amato, 4 stelle e mezzo piene, fantastico, bellissimo, il mio preferito per il momento della saga. Questa volta c'è un finale cliffhanger, e davvero cliffhanger, aspetto tantissimo il terzo volume che dovrebbe uscire in primavera 2024. Non abbiamo ancora la data, non abbiamo ancora il mese, ma prima o poi uscirà. La nostra protagonista è Ariel, l'ultima degli ammazzafae, che ha appunto questo potere che uccide i fae. Con protagonista maschile, Raskel, un fae incaricato di catturarla e di portarla nel regno sotto la collina, alla corte dei fae. In tutto questo avremo anche l'elfo Ardan. Nel primo volume ci sono delle trope, nel secondo ce ne sono altre. Ci sono personaggi nuovi dentro di questo secondo volume, tra cui il personaggio di Asso che io ho assolutamente adorato. C'è all'interno di questo secondo volume anche una Fox Proximity che è bellissima, meravigliosa, scintille, fuochi d'artificio, amata. La coppia, bellissima, una chimica incredibile, li ho amati. E in generale ho amato questa duologia, ve la consiglio assolutamente. Ripeto, c'è la recensione di questo primo volume e su questo secondo non aggiungo tantissimo perché quasi qualsiasi cosa io dica è spoiler. Questo secondo volume non l'ho ancora postittato perché al momento in cui sto girando questo video ho appena girato l'unboxing per averlo in cartaceo e girare questo video. Questo qua invece è post-it, ve li faccio vedere. Questa è la situazione post-it. Ho amato questi due volumi, vi consiglio assolutamente questa saga. Ariel è una protagonista femminile forte che non si farà mettere i piedi in testa e che ha subito tanto e avrà tante avventure all'interno di questi volumi. Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Prossimo libro, Le guerriere drago di Roberto Fontana. Libro edito da Acar Edizioni, che ho anche autografato e con dedica. In realtà il mio nome sarebbe Matilde, nel casino della fiera l'autore ha probabilmente capito male il mio nome. Infatti questo libro l'ho preso al Salone del Libro di Torino del 2023. Erano mesi che questo libro era nella mia libreria, erano mesi che era nella mia pila della vergogna,
finalmente a gennaio lo sono andata a leggere. Purtroppo non mi è piaciuto, mi ha delusa, gli ho dato 2 stelle. Trovate una mini recensione su Goodreads, mentre non ho ancora fatto il post di Instagram e non so se lo farò. Ci sono sicuramente dei lati positivi all'interno di questo libro, ma per i miei personali gusti questo libro è un no e non andrò avanti con la saga. Si tratta infatti di una trilogia. Questo libro ha le vibes alla Tolkien, alla Signora degli Anelli. Quelle vibes ci sono assolutamente. Parto dal presupposto che io non sono una fan di Tolkien, non sono una fan del Signore degli Anelli. Il problema principale di questo libro, personalmente, sono state le lunghissime descrizioni. Davvero tantissime descrizioni, tantissimi pezzi narrati e, tra virgolette, pochi dialoghi, soprattutto nella parte iniziale. Questo rientra un po' in quelle vibes tolkieniane di cui vi parlavo prima. La parte iniziale del libro, le prime 100 pagine circa, vado a memoria, sono quasi interamente narrate, sono uno spiegone abbastanza grande e poco diluito di informazioni che al lettore sicuramente servono, ma che se venivano date in un modo diverso forse era meglio. Dopo arrivano i dialoghi, ma rimangono comunque tante le descrizioni, le narrazioni, descrizioni anche solo dell'ambiente e dei paesaggi, che ci stanno, ma personalmente erano troppo lunghe. Poi alla fine si parla di gusti, nel senso che a me come lettrice non fanno impazzire troppe descrizioni e troppo lunghe. Ma questi sono gusti personali. Per quanto riguarda i protagonisti, sono 5, li seguiamo tutti e 5, infatti abbiamo un multipov in terza persona. Non sono tutti insieme, andranno però poi unendosi, non tutti insieme, non subito. Li vedremo tutti e 5 finalmente insieme, solo davvero alla fine. Ci troviamo in questo mondo che viene pian piano conquistato dalle forze del nostro cattivo. Pochi regni stanno resistendo, un regno viene conquistato all'interno di questo libro e il principe fugge verso il regno degli elfi. In tutto questo, in un altro regno già conquistato, c'è un gruppo di ribelli, una piccola resistenza all'interno del bosco, di cui conosciamo la figura mitica che è il loro capo, che è una donna, la fanciulla del bosco, che prima sentiremo citare e poi diventerà un po' narrante. I 5 protagonisti, diciamo più principali della saga, i 5 prescelti, non saranno subito chiarissimi, ma andando avanti saranno più o meno chiari, più o meno evidenti. All'interno di questo mondo ci sono i draghi, che in questo primo volume sono esclusivi, diciamo, dei cattivi. Infatti il cattivo ha 5 scagnozzi, che hanno ciascuno i loro draghi. Per quanto riguarda i buoni, in tutto questo c'è anche un elemento in più. Ci sono questi gioielli magici che furono donati dagli elfi in tempi antichissimi, che sono di estrema importanza, non possono cadere nelle mani del nemico, nelle mani dell'oscurità, e quindi vengono spostati nel momento in cui un regno viene attaccato. Di questi gioielli si scopre la storia andando avanti e si capisce praticamente tutto solo andando verso la fine. Sostanzialmente questi sono 5 gioielli che sono abbinati ai 5 prescelti, che saranno poi i protagonisti. Questo libro, anche per questo, io l'ho sentito come una grandissima introduzione, cioè ci veniva introdotto il mondo, la situazione, i protagonisti, i personaggi, e solo alla fine, in qualche modo, di questo libro siamo arrivati a capire chi fossero i protagonisti veri e propri, quindi ad essere sicuri dei nostri 5 prescelti, a vederli avere questi gioielli e a vedere quali sono le conseguenze, a iniziare a capire. Secondo me tutto questo poteva essere letto in molte meno pagine, tanto per cominciare. Poi in generale non mi sono piaciute alcune scelte narrative, alcune cose che sono successe, che sono state dette. La parte centrale è quella che è riuscita un po' più a coinvolgermi, ma al finale non mi ha entusiasmata. C'è qualche battaglia, sono descritte anche abbastanza bene, però in generale mancano dei grandi colpi di scena. Quelli che c'erano infatti erano quasi tutti prevedibili. I personaggi vengono caratterizzati pian piano e oggettivamente è stata fatta una caratterizzazione, ma a lettura conclusa non lo so, mi manca ancora qualcosa di questi personaggi. Sono stati caratterizzati forse non troppo in profondità, non sono piatti, ma neanche delle caratterizzazioni fantastiche. Elemento invece che non mi è affatto dispiaciuto è il cattivo, incarnazione del male assoluto, molto coerente con se stesso. Il cattivo ci stava, il cattivo mi è piaciuto, ben caratterizzato, ben reso, quello è un elemento positivo di questo libro.
Nel complesso, quindi, è un libro che purtroppo non mi è piaciuto, non mi ha convinta, non mi ha coinvolta. Gli ho dato 2 stelle, non andrò avanti e mi dispiace. L'avevo presa al Salone di Torino a scatola chiusa, sentendo solamente la trama, che aveva elementi che mi interessavano molto. Mi dispiace, ma purtroppo è un no. Credo semplicemente che non sia adatto a me, che per i miei gusti personali non mi piaccia. Ogni tanto alle fiere, tipo Lucca, al Salone del Libro di Torino, prendo qualche libro fantasy italiano. Alcuni a volte li conosco, a volte no. A volte mi ho fatta bene, a volte no. Mi dispiace, nel momento in cui un libro non mi piace, però di un autore italiano, anche un po' sconosciuto, andare a parlarne male. Però voglio fare delle recensioni, dei commenti onesti, e onestamente questo libro non mi è piaciuto, per i miei gusti personali. E credo che ci sono elementi di questo libro che possono piacere ad altri lettori, semplicemente a me non sono piaciuti. Prossimo libro, The Endless War, di Danielle L. Jensen. Quarto libro della saga di The Bridge Kingdom. Qua vedete i primi 3 volumi, il quarto non l'ho ancora preso in edizione cartacea. Per quanto riguarda la saga di The Bridge Kingdom, è composta da 6 volumi a coppie, nel senso che i primi 2 volumi, che sono The Bridge Kingdom e The Traitor Queen, seguono 2 personaggi che sono Lara e Aren. Il terzo e il quarto volume sono The Inadequate Heir e The Endless War, seguono Caerys e Zarra. Il quinto e il sesto seguiranno Hannah e un altro personaggio. Sono libri a coppie, nel senso che la storia dei 2 protagonisti si conclude nell'arco dei 2 libri. I libri però in sé formano una saga perché sono ambientati nello stesso mondo e cronologicamente non sono esattamente successivi. Infatti The Inadequate Heir, che era il terzo volume, era in gran parte ambientato durante The Traitor Queen, ovvero il secondo volume della saga. Semplicemente avevamo 2 POV di altri 2 personaggi. Questo era stato anche in realtà uno dei motivi per cui io non avevo apprezzato The Inadequate Heir, ovvero perché essendo in contemporanea con un altro libro, sì, c'erano altri POV narranti, ma la storia di base già la sapevo. Poi, di base, quel libro non mi ha fatto impazzire, i personaggi mi hanno fatto impazzire, eccetera, eccetera. Comunque vi lascio proprio qua sopra nelle schede. Questo è stato uno dei motivi per cui io ho ritardato la lettura di The Endless War, il quarto volume della saga e conclusivo volume della storia di Caerys e Zarra. Ma a gennaio l'ho letto. È decisamente migliore di The Inadequate Heir. Gli ho dato però comunque sempre 3 stelle e mezzo. Però ho comunque preferito i primi 2 volumi, The Bridge Kingdom e The Traitor Queen. Tra The Inadequate Heir e The Endless War, tra il terzo e il quarto volume, c'è anche una novella che è disponibile gratuitamente sul sito dell'autrice di circa 80 pagine. Quella è bellissima e io ve la straconsiglio. Non è super essenziale, però comunque ci sta a leggerla. The Endless War comincia leggermente dopo la fine di The Inadequate Heir. Non è passato tantissimo tempo, ma si capisce che qualche momento è passato. Seguiamo Caerys e Zarra, che all'inizio sono separati. Per non fare spoiler, vi dico una trama molto generica, nel senso che Caerys sarà disposto a fare tutto pur di aiutare Zarra, e i 2 hanno, sin dal primo volume, un obiettivo comune, ovvero quello di finire la Endless War, che è questa guerra che si combatte da innumerevoli generazioni in una parte confinante dei loro regni. Infatti lei è erede dell'impero di Valcotta, lui è uno dei figli del re di un altro regno. Appunto, questi 2 regni sono in guerra da innumerevoli generazioni, guerra che non si sa neanche bene per quale motivo sia iniziata, ma che tutti i sovrani hanno portato avanti e che entrambi i sovrani sono interessati a vincere. Ma gli eredi, appunto, Caerys e Zarra, invece la vogliono finire, vogliono chiudere questa guerra che non porta beneficio a nessuno, perché da secoli il confine si sposta di pochi centimetri o non si sposta affatto, oppure si sposta di mezzo città per poi essere riconquistata. Insomma, è una guerra che sostanzialmente non sta portando da nessuna parte. Loro 2 sono di ideologia simile ed entrambi vogliono finire questa guerra, ma ciò non è possibile se entrambi non sono i regnanti dei rispettivi regni. In tutto questo c'è anche una ribellione che nel regno di Valcotta vuole togliere l'imperatrice dal trono. La chiamano usurpatrice, cioè sostengono che lei non abbia il diritto al trono. Non aggiungo altro perché quasi qualsiasi altra cosa sarebbe spoiler. Per quanto riguarda questo libro, ripeto, vi ho dato 3 stelle e mezzo. Carino, bellino, niente di eccezionale. Personalmente i primi 2 volumi erano molto meglio. In parte forse dovuto anche ai personaggi, nel senso che Caerys e Zarra sono dei bei personaggi, ma non mi sono entrati nel cuore. Ho preferito Lara e Aren. Caerys è un personaggio che gioca bene le sue carte nel terzo volume, in Inadequate Heir. Giocava bene le sue carte, mi piaceva questo suo fingersi una cosa ed essere un'altra, ma anche il cosa era disposto a fare. In questo quarto libro ha solo un obiettivo, quello fa, quello vuole fare, lui vuole aiutare Zarra, anche a discapito del suo stesso regno. Zarra invece è un personaggio un po' più interessante, lei è uno strong female character, non come Lara, lei è un
tra virgolette un po' più debole di Lara, secondo me. Però comunque è sempre un personaggio molto determinato, che non si farà fermare, che ha scoperto delle verità. Ha scoperto anche di essere stata manipolata per tantissimi anni della sua vita. Ha scoperto di credere in delle bugie. Mi è piaciuto come il suo personaggio sia, tra virgolette, tormentato dal dubbio, perché appunto lei è stata manipolata per molto molto tempo e voglia fare delle cose da sola e per se stessa, ma allo stesso tempo si renda conto di aver bisogno di aiuto e accetta l'aiuto che le viene offerto. Il personaggio di Zara è stato il mio preferito all'interno di questo volume e mi è davvero piaciuto. Non sono mancati momenti di azione, però in generale la trama mi sembrava che andasse quasi, tra virgolette, macro sequenze. C'era la macro sequenza qui, la macro sequenza lì, la macro sequenza là, a fare questo, questo e questo. Non era estremamente fluida, però comunque era abbastanza regolare, logica, aveva il suo senso, aveva il suo perché. In generale è un libro che mi è piaciuto, ma non mi ha entusiasmata. Ripeto, sono meglio i primi due della saga. Una cosa che invece ho davvero amato è stata la comparsa, non troppo corta, di Lara e Aren. Fantastici, loro hanno risollevato assolutamente questo libro, li ho amati, è stato bellissimo rivederli, rileggere di loro, li ho davvero adorati, loro hanno decisamente portato quel qualcosa in più a questo libro. In entrambi i volumi, sia The Night of the Hare che qui The Endless War, c'è stata una leggera nota di Forbidden Love per i due protagonisti. Questa è una delle mie tropes favorite in assoluto. Nel primo volume c'era un accenno, che poi è stato abbastanza ignorato. In questo secondo volume non so bene perché è voluta tornare fuori questa nota di Forbidden Love, che non ho assolutamente apprezzato. E secondo me non ce n'era bisogno, anche perché aveva una soluzione abbastanza palese. Per quanto riguarda i POV, abbiamo il POV di Carrie e di Zara, quasi sempre costantemente alternati, ma per fortuna cronologicamente successivi, quindi non ci sono dei grandi salti temporali. Però soprattutto all'inizio i due protagonisti sono in due luoghi diversi, quindi sono due storyline parallele che poi però ovviamente si andranno ad intrecciare. Per quanto riguarda il quinto volume della saga, sappiamo che uscirà in autunno, però l'autrice ha un contratto in esclusiva con Audible, quindi escono prima in audiolibro e 6 mesi dopo in cartaceo. Quindi uscirà in autunno, se non ricordo male a settembre in audiolibro, per poi uscire nel 2025 in cartaceo. Il quinto libro seguirà la principessa Hannah, principessa riticana, che già conosciamo, mentre il coprotagonista maschile lo conosciamo solo di nome. Qualche elemento viene dato durante The Endless War sul regno in cui Hannah andrà. Prossimo libro, The Fake Mate, di Lana Ferguson. Si tratta di un paranormal romance, o forse più in realtà romance, comunque new adult, con scene esplicite, che ho scoperto guardando la mail di Goodreads. Sostanzialmente Goodreads ogni tanto manda delle mail con cosa stanno leggendo le persone che segui, cosa hanno messo nel want to read, le loro recensioni, eccetera. Io quelle mail di solito le guardo. E scorrendo i vari titoli ho trovato questo libro che una persona che seguo aveva messo in vuole leggere, quindi want to read. La copertina mi ispirava e allora mi sono andata a leggere la trama, mi ispirava e l'ho messo anch'io in want to read e a gennaio mi è venuta voglia di leggerlo, quindi l'ho preso in mano e l'ho iniziato. Si tratta di un libro in realtà abbastanza particolare, però molto carino, che non mi ha fatto dispiaciuto, gli ho dato 4 stelle. Sostanzialmente ci troviamo in questo mondo in cui ci sono i mutaforma lupo, non sono lupi mannari però. Però non sono un segreto, la società sa benissimo che ci sono questi lupi e lupi e umani convivono tranquillamente in armonia. Il nostro protagonista maschile è un chirurgo, la nostra protagonista femminile lavora invece nel pronto soccorso. Anche lei è un medico. La nostra protagonista è Mackenzie, è stata cresciuta dalla nonna. Durante la telefonata la nonna fa la classica domanda che a volte fanno i parenti: ma il fidanzatino? E Mackenzie, anziché dire la verità, ovvero che non c'è nessuno, dice un nome a caso, il nome della prima persona che vede, ovvero Noah. Noah che sembra anche essere una delle poche persone in tutto l'ospedale che la detesta. Sputa il nome di Noah e la nonna ovviamente decide di invitarlo a pranzo cena. Dice: quando me lo porti a pranzo cena? Lei ovviamente prova a dire no, è una cosa appena iniziata, non mettere fretta. Però sostanzialmente si è ritrovata in un pasticcio colossale. Ferma Noah e gli chiede di fingere di essere il suo fidanzato a appunto una cena con la nonna. Lui in realtà, stranamente, è abbastanza pure lui mezzo disperato, perché ha bisogno anche lui di una finta fidanzata. Lui in realtà ha bisogno di qualcosa di più, lui ha bisogno di un finto mate, ovvero di un finto compagno lupo. Sostanzialmente all'interno del mondo dei lupi ci sono i mate, che sono compagni, è un legame simile al matrimonio. Lui ha bisogno di un mate perché sostanzialmente lui è un alfa. Infatti all'interno del mondo dei lupi ci sono alfa, beta e omega. Alfa è il gradino più alto, omega sono i più bassi. Beta sono i neutrali. Lui è un alfa ed è
tra virgolette, conoscenza comune, che gli alfa senza una compagna siano un po' più irruenti, un po' più aggressivi. Il consiglio dell'ospedale lo ha scoperto, perché lui in realtà non ha mai detto di essere un alfa, non gliel'hanno mai chiesto, ma lui non l'ha mai detto, e quindi l'hanno convocato dopo tot tempo, dopo tot giorni, e lui sospetta che vogliano dirgli qualcosa al riguardo, e quindi se lui si presenta con una finta compagna, il problema si risolve, perché la credenza comune è che gli alfa con una compagna siano più tranquilli, più docili. Quindi lui si ritrova ad aver bisogno di una compagna. I due quindi decidono di fare questo patto, di fingersi mate, quindi compagni, in ospedale, per l'ospedale, mentre lui andrà a fare una cena dalla nonna di lei, però fingendosi semplicemente fidanzati. Ovviamente tra i due c'è una grandissima chimica e tutto quello che è partito come una finzione potrebbe diventare qualcosa di più. Ho scoperto che i libri nel mondo dei lupi si fanno parte del cosiddetto Omegaverse, ovvero appunto libri nel mondo dei lupi, e c'erano informazioni che io non sapevo, che poi sono andata a cercare e ho capito un po' più di cose. Sapevo sostanzialmente solo la gerarchia di Alfa, Beta e Omega, perché mi è capitata in altri libri, però non sapevo altre cose. Quindi dopo questa lettura posso dire di aver letto il mio primo libro nell'Omegaverse. È stato carino, divertente, i personaggi hanno una bella chimica, è un libro molto carino, un po' particolare, appunto, per me era il primo con i lupi. Mi è piaciuto, una lettura tranquilla, scorrevole da fare, non troppo impegnativa. Tra i personaggi c'è una grandissima chimica, l'ambiente medico non mi è dispiaciuto, le cose che vanno storte non mi sono dispiaciute, i casini vari sono stati molto divertenti, alla fine ci stava. Abbiamo anche un mini cattivo, che è un personaggio che proprio lo prenderei a sberle io al posto loro. È un bel libro. Prossimo libro di questo prop-up è un libro che è uscito il 30 gennaio, sto ovviamente parlando di Crescent City 3, La casa di fiamme e ombra. Terzo volume della saga di Crescent City di Sarah J. Maas. Questo libro in realtà l'ho comprato il 29 gennaio perché sono andata in libreria e ce l'avevano il giorno prima e quindi io l'ho iniziato in realtà il 29 gennaio. L'ho letto in gran parte a gennaio e quindi ho deciso di inserirlo all'interno di questo wrap-up, anche se in realtà l'ho finito nei primissimi giorni di febbraio. Crescent City 3 è il terzo volume della saga ma non l'ultimo, nel senso che sebbene la storia si concluda, nel senso che la storia principale giunge alla conclusione, giunge al termine all'interno di questo terzo volume, in generale ci sarà un quarto libro all'interno del mondo di Crescent City che sarà probabilmente uno spin-off sequel. Sarah J. Maas poi ha annunciato che il prossimo libro che pubblicherà sarà invece ACOTAR 5, quindi il quinto libro all'interno della saga di ACOTAR, che dovrebbe essere un altro spin-off sequel come era stato A Court of Silver Flames. Sul mio profilo Instagram trovate già una recensione di questo libro in cosplay di Bryce, ve lo lascio qua sotto in descrizione. La trama e la recensione che sono in quel post sono spoiler di Crescent City 2. In questo video io non farò spoiler di nessun libro di Sarah J. Maas, per cui per forza di cose non vi dico la trama, vi dico solo che è Crescent City 3, continua le avventure di Crescent City 2, la nostra protagonista si chiama Bryce, fine. Non aggiungo altro perché qualsiasi cosa io vado ad aggiungere è spoiler. Parliamo un attimo di lui, copertina tra l'altro bellissima, uguale a quella inglese, versione italiana che è minuscola, nel senso che in libreria è grande più o meno quanto Crescent City 1, forse è un po' più piccola addirittura, ma in realtà è il libro più lungo. E forse, devo controllare, però credo sia anche il libro più lungo di Sarah J. Maas in generale. Però in libreria è uno dei libri più piccoli che ho. Le pagine sono di carta velina, quindi io quando le giravo stavo super mega attenta a non distruggerle. E quindi ecco perché è così piccolo. Voglio fare una piccola parentesi sulla traduzione. Premetto che io non ho competenze per giudicare oggettivamente la traduzione, quindi tutto quello che dico è dato dalla mia esperienza come lettrice e informazioni che ho trovato in giro sulla traduzione e frasi in italiano e frasi in inglese di questo libro. La traduzione non è delle migliori, di nuovo ci sono errori di traduzione. Semplicemente mi sono capitate delle virgole che all'interno della frase non avevano senso e poi c'è una frase che è stata tradotta, che ho visto in inglese e ho visto in italiano, la traduzione italiana no, non ha, c'è un a sinistra che non ha senso. La frase in inglese sostanzialmente dovrebbe dire è tutto quello che ne è rimasto, in italiano è diventato è tutto quello che c'è a sinistra, tutto quello che ce n'è a sinistra, tipo. Quello è palesemente un errore di traduzione. Detto questo, non è una traduzione orribile, però non è delle migliori. Di nuovo abbiamo un libro di Sarah J. Maas tradotto un po' così. Sicuramente tradurre non è una cosa facile. Sicuramente era un libro molto lungo, sicuramente è un libro molto complicato. Già Sarah J. Maas non scrive libri semplici, poi questo tanto meno.
però il traduttore viene pagato per tradurre. Quando qualcuno compra il libro, paga la casa editrice e la casa editrice viene pagata anche per tradurre. Se ci fosse un errore, tipo un refuso, piuttosto che una lettera sbagliata, un errore di battitura, posso capire, ci passo sopra. È un libro di 700 pagine, ci passo tranquillamente sopra. Non sarebbe la prima volta che mi capita di trovare un errore di battitura. Però frasi senza senso, cose grammaticalmente scorrette, no. Traduzioni fatte proprio male, frasi tradotte proprio male, no. Cioè la casa editrice viene anche pagata per questo e mi è dispiaciuto. Personalmente la traduzione peggiore però rimane quella di La corte di fiamme argento, che in inglese è A Court of Silver Flames, dove c'erano anche lì delle frasi che proprio non c'avevano senso, erano proprio ancora peggio quella lì. Questa è un pochino meglio, però di nuovo niente di eccezionale. Si poteva fare un lavoro migliore. Poi, già il libro è lungo, già il libro è complicato, poi non so se magari il file da tradurre gli è arrivato all'ultimo, quindi l'hanno fatto di corsa pur di farlo uscire in contemporanea. Io onestamente avrei preferito una traduzione fatta con più cura e magari con una settimana di ritardo rispetto all'inglese. In quel caso l'avrei letto direttamente in inglese, ma l'avrei comunque comprata in italiano perché ho tutto il resto in italiano. Altra cosa, io avrei preferito un libro non di carta velina, per il semplice fatto che davvero ho rischiato di strappare le pagine ogni volta che ne giravo una, ma soprattutto perché questo libro è un mattonazzo. Ho visto l'edizione inglese, è enorme, e invece poi l'edizione italiana è piccolina. Cioè io ho letto 700 pagine, ho divorato 700 pagine, e poi in libreria è questa cosa minuscola. Volevo un mattonazzo, cioè proprio è un mattonazzo, volevo che esteticamente fosse un mattonazzo. Poi probabilmente sarebbe aumentato il costo, vero, anche questo. Però vabbè. Fatto tutto questo cappello introduttivo, enorme, parliamo di lui. Crescent City 3. Finalmente, dopo 2 anni di attesa, abbiamo Crescent City 3. È stato bellissimo, l'ho amato. Gli ho dato 5 stelle di cuore, probabilmente dovessi pensarci oggettivamente sarebbero 4,5, ma sorvoliamo. Gli ho dato 5 stelle, l'ho amato dalla prima all'ultima riga. Ho pianto più di una volta e per motivi diversi. L'ho divorato, l'ho letto in pochi giorni. L'ho amato. Ci sono un po' di spiegoni, ma ci volevano, sono comunque abbastanza diluiti. La nostra protagonista è Bryce, che già nel secondo libro non era troppo coerente. Qua un pochino di più. Non condivide esattamente i suoi piani. È stata fonte di tanti miei scleri, perché certe volte delle scelte non erano troppo sensate. Nella mia opinione di Bryce andava a momenti. Dei momenti mi piaceva tantissimo, super forte, super determinata, bellissimo personaggio. E in certi momenti semplicemente le volevo urlare contro, era proprio fonte di tanti scleri. Andavo completamente a momenti, cioè dei momenti proprio belli, dei momenti in cui l'adoravo e dei momenti in cui, no, doveva comunicare. Ant, coprotagonista maschile, amato, amato, amato. Ci sono tantissimi altri personaggi all'interno della saga di Crescent City e tantissimi qua all'interno anche solo di questo volume. Molti giocano un ruolo un po' più importante di quanto facessero nei volumi precedenti. Menzione onorevole per Lydia e Rune, fantastici. Per quanto riguarda il romance, ci sono delle scene esplicite ma non sono tante. Questo libro, questa saga in generale, è più concentrata su world building. Questo libro poi appunto continua a concentrarsi su world building e sulla trama più che sull'aspetto romantico. Ho amato ogni singola riga di questo libro, è stato bellissimo, è valsa assolutamente l'attesa. Epicità allo stato puro, Sara J. Maas è stata bravissima in tutte quelle piccole cosine che ha lasciato in giro. Sono abbastanza sicura di sapere su chi sarà il quarto volume, non lo aspetto troppo, però ovviamente quando arriverà lo leggerò. Prima però c'è Cotar 5, per cui io sono super contenta. All'interno di questo libro abbiamo un multipov, pov di Bryce, ci stava, amato, pov di Ant, non farò commenti perché sarebbero spoiler, pov di Rune, analoga situazione, pov di Lydia, quasi qualsiasi cosa che io dica è spoiler, vi dirò solo che mi sono piaciuti. E è abbastanza anche. Poi ci sono 2 POV che vorrei dimenticare di aver letto, ovvero il POV di Ethan e il POV di Tarion. Quei POV erano la cosa più brutta di tutto questo libro, cioè tutte le volte che arrivavano, no. Poi magari io lo stavo leggendo anche la sera. Avete presente quando continuate a leggere un capitolo dopo l'altro? È ora di andare a letto, anzi probabilmente dovevate andare a letto 1-2 ore fa, ma continuate a leggere, ecco. Mi sono trovata in questa situazione più volte in una scena di 3. Puntualmente arrivava il POV di Ethan o di Tarion e dicevo, ok, va bene, lo posso chiudere, posso andare a dormire. Era il motivo per cui riuscivo a chiudere questo libro. POV di Ethan e POV di Tarion che stavo bene anche se non c'erano. In realtà avevano la sua utilità talvolta. Però, nella maggior parte, proprio, no, no, grazie. Inutili, non mi sono piaciuti, non mi sono serviti, stavo bene anche senza.
Ethan aveva una soluzione palese a un certo punto davanti proprio al naso e non se ne è accorto fino a che qualcuno non gliel'ha esplicitamente detto. Tarion lì per piangersi addosso e fare una cosa utile in tutto il libro, forse due. Un personaggio è stato proprio l'emblema dell'inutilità, secondo me, in questo libro, ma non vi dico il nome perché è spoiler. Sapete che per me quel personaggio è stato totalmente inutile? Cioè, forse è servito a far svegliare un altro personaggio, ma neanche più di tanto. E è sparito nel nulla questo personaggio, quindi io credo che ricomparirà nel quarto. E mi dispiace, in realtà. Crescenti di 3 è stato bellissimo, è stato un viaggio. Ho voglia di rileggerlo, ma lo rileggerò in inglese. Ho letto anche i capitoli bonus, ci sono 5 capitoli bonus che sono delle 5 edizioni speciali inglesi. Si trovano tranquillamente su internet, le ho trovate quasi tutte da TikTok e Instagram. Li ho letti tutti e 5, li ho amati, sono bellissimi, super consigliati, leggeteveli assolutamente dopo aver finito Crescent City 3. Sono quasi tutti spoiler, ma non esattamente tutti. Uno, per esempio, sono sicura non è neanche lontanamente spoiler di questo libro. Gli altri sono ammettati o durante o dopo. Quindi io li consiglio di leggere alla fine. Io personalmente li ho letti tutti alla fine. Bellissimi, amati, ci stavano, li ho apprezzati. Non necessari, insomma, all'interno del volume, però molto belli da leggere. La trama è super articolata. C'è in questo libro una trama super stratificata, abbastanza complessa, ma che ho amato proprio per questo. C'erano diversi colpi di scena che erano, secondo me, molto imprevedibili. Ci sono stati tanti colpi di scena che mi hanno colta completamente preparata, tanti colpi di scena che non avevo previsto, e per me questo è un punto assolutamente a favore di questo libro. Prima di iniziare Crescent City 3, c'erano tantissime teorie. C'erano teorie di tutti i gusti, tutti i colori, tutte le forme e dimensioni su cosa ci sarebbe stato in questo libro. C'erano davvero di tutti i gusti, perché erano possibili tantissime cose. Io avevo letto qualcosa, non c'era niente che mi convincesse in particolare, non c'era una teoria che prediligevo. Quindi ho affrontato questo libro senza avere, diciamo, particolari speranze sulle teorie. Senza fare spoiler, vi dico che a lettura conclusa sono felice di come la Mas abbia gestito il tutto. Per me andava bene così, per me va benissimo così. Non aggiungo altro perché qualsiasi cosa io aggiunga è spoiler, quindi mi fermo qua. L'ho amato, per me andava bene così. Per quanto riguarda la saga di Crescent City in generale, è la mia sfavorita di Sarah J. Maas, la mia preferita è quella del Trono di Ghiaccio. Per quanto riguarda i volumi di Crescent City, questo terzo è il mio libro preferito. Questo terzo libro mi ha conquistata ed è diventato il mio libro preferito della saga di Crescent City. Il primo era carino, ma non mi aveva entusiasmata. Il secondo per me aveva dei problemi. Il terzo, questo, è stato bellissimo. L'ho amato, l'ho divorato. 5 stelle date probabilmente di cuore e di pancia, però amato. Mi ha fatto emozionare, mi ha coinvolta, mi ha tenuta incollata alle pagine, mi ha sorpresa. Sì, mi ha fatto tanto sclerare. Sì, c'erano, ok, probabilmente dei momenti, delle cose potevano essere tagliate, dei POV che non sono stati il massimo. Ma alla fine forse avevano anche il loro senso, o glielo possiamo trovare se proprio ci teniamo. Ok, un po' in meno di Tarion e un po' in meno di Ethan, ero contenta anche di più, però va bene lo stesso. Tante informazioni sono state date, sì, ci sono stati dei mezzi spiegoni. Però, onestamente, sono spiegoni che io non ho trovato noiosi, non ho trovato pesanti, non ho trovato lunghi, non ho trovato eterni. Li ho trovati molto scorrevoli, sì, ricchi di tante informazioni, ma anche informazioni che ci servivano alla fine. E tra l'altro non è un unico mega spiegone narrato eterno, lungo, eternissimo, ma è comunque spezzettato, diviso, ci sono cose, poi sto zitta perché sarebbe spoiler. Però per me aveva senso come è stato fatto. Ho amato questo libro, il ritorno di tanti personaggi, tutti i personaggi anche secondari che sono tornati, hanno fatto una comparsata, sono serviti a qualcosa, li ho amati. In particolare c'è stato un personaggio che io sospettavo tornasse perché dal primo libro che io l'aspettavo, dal primo libro che io sapevo che c'era sotto qualcosa su quel personaggio, era dal primo libro che tutti dicevano questo personaggio sa più di quello che sta dicendo, l'ho amata quando è tornata, quando ci ha rivelato la sua vera storia. Bellissimo tutto quello che è successo e tutti i personaggi alla fine hanno avuto la loro utilità, tutti i personaggi sono tornati, ci sono tantissimi personaggi in questo libro, è vero, ma proprio in Crescent City ci sono tantissimi personaggi. I protagonisti sono quelli e poi ci sono tantissimi coprotagonisti in questo libro. E in generale tutti i secondari hanno giocato il loro ruolo. L'ho amato, vi consiglio tantissimo la saga di Crescent City, qualsiasi cosa abbia scritto Sarah J. Maas. Vi lascio qua sopra nelle schede il video su come leggere i libri di Sarah J. Maas. Ovviamente non c'è questo terzo libro che è appena uscito, ma sostanzialmente dopo il Crescent City 2. In generale Sarah J. Maas vi consiglio di iniziarla o dalla saga di Akotar o dalla saga del Trono di Ghiaccio, leggere l'altra e poi leggere Crescent City. L'ho davvero amato, l'aspettavo da 2 anni, sono stata super contenta, è stato all'altezza delle mie aspettative.
Mi ha coinvolta, mi ha entusiasmata, mi ha fatto piangere, mi ha sorpresa, mi ha tenuta incollata davvero alle pagine, l'ho amato. Aspetto ovviamente il prossimo episodio di Mask, sarà tra 5, che però ovviamente non sappiamo neanche esattamente quando uscirà, però va bene così. Crescita di 4, quando uscirà lo leggerò, senza attenderlo troppo. Ripeto, ho finito questo libro e avevo già voglia di rileggerlo, però in inglese, per non avere l'elemento di traduzione nel mezzo, e prima o poi mi comprerò l'edizione inglese in rigida di Crescenza di 3. È difficile parlarvi di questo libro senza fare spoiler, perché il finale di Crescenza di 2 cambia le carte in tavola. È difficile parlarvi di questo libro senza fare spoiler, motivo per cui vi ho dato una trama inesistente, motivo per cui su tante cose ho usato il termine personaggio generico, su tante cose non ve le ho dette. Vi ripeto, su Instagram trovate una recensione spoiler di Crescenza di 2, che è già un pochino più completa, ma comunque ovviamente manca qualcosa, perché non volevo spoilerare Crescenza di 3, non voglio spoilerare Crescenza di 3. Sono stata sul vago anche perché piccole informazioni possono essere considerate spoiler, e essendo che è un libro che è uscito da poco non volevo dire particolari cose. Questo libro non è possettato. Io non ho mai possettato i libri di Sarah J. Maas, e quindi non ho possettato neanche questo. In realtà credo che avrei possettato tutto, quasi, no, non tutto. Però avrei possettato tantissimi capitoli. Alla fine ho solo segnato le frasi che poi mi sarebbero potute servire per la recensione, alcune ovviamente ci sono anche andate. Però non l'ho postittato, non ne ho sentito il bisogno in qualche modo, o forse al contrario avrei postittato tutto. Però sarà appunto che Sarah J. Maas non l'ho mai postittata, quindi neanche con questo libro. L'ho amato, vi consiglio semplicemente qualsiasi cosa Sarah J. Maas abbia scritto, probabilmente leggerei anche la sua lista della spesa. Personaggi amati, storia fantastica, bellissimo, bellissimo. Bene, questo proprio si conclude qua, lasciate un pollice su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video, e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads, trovate il link qua sotto in descrizione. Per questo video è tutto, e noi ci vediamo nel prossimo, ciao!